Ora Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi con la sua potenza. Molteplici sono i passi biblici che spingono l'essere umano a credere nella risurrezione. Mai nessuna contraddizione, anzi, tutti molto chiari, direi, a partire dal fatto che Gesù ne è l'esempio per eccellenza. Verrebbe da pensare che anche Lazzaro ha potuto vivere la risurrezione, ma non nel modo in cui la vivremo noi che crediamo in Gesù Cristo. La nostra risurrezione sarà per la vita eterna. Quando questa avverrà, la morte sarà definitivamente sconfitta, così come l'ha sconfitta anche Gesù. Qualunque dubbio o incertezza dà del bugiardo a Dio. Se davvero viviamo concentrati solo per questa vita, nulla di ciò che ci è stato tramandato attraverso le Scritture è stato utile, anche se viviamo con Cristo e per Cristo. Paolo sottolinea questo aspetto nel capitolo 15 della prima lettera ai Corinzi, al versetto 19, che dice: «Se noi speriamo in Cristo, solo in questa vita, noi siamo i più miserabili di tutti gli uomini». È chiaro che il nostro obiettivo è sì quello di vivere al meglio la vita qui, ora, sulla terra, ma il vero traguardo è ben oltre questa vita. La nostra cittadinanza, infatti, è nei cieli, da dove aspettiamo pure il Salvatore, il Signore Gesù Cristo. Padre, non è difficile da comprendere che la vita che l'uomo vive in questo momento è solo un passaggio, ma non è nemmeno facile riuscire a superare le difficoltà tenendo la mente protesa verso l'eternità. Aiutaci a concentrarci su essa per affrontare ogni sorta di prova che il nemico ci infligge, proprio per farci perdere la speranza. Mantieni vivi in noi le seguenti parole di Paolo nella seconda lettera ai Corinzi. Perciò noi non ci perdiamo di animo, ma anche se il nostro uomo esteriore va in rovina, quello interiore si rinnova di giorno in giorno. Infatti la nostra leggera afflizione, che è solo per un momento, produce per noi uno smisurato, eccellente peso eterno di gloria. Mentre abbiamo lo sguardo fisso non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono solo per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Amen.